Bene, siamo in diretta, buon pomeriggio amici del basket catanese, dopo tanto tempo torniamo in diretta, io sono Alessandro Randazzo e Roberto Quartarone. Siamo qui in occasione dell'inaugurazione del Palo Arcidiacono. Dopo quanto tempo, Robby? Dopo un anno e qualcosa. Circa un anno e qualcosa. E quindi abbiamo visto, c'è stata una presentazione, chi c'era presente? Allora sì, intanto c'era il presidente Mazzone, ovviamente il presidente del CUS, c'era il rettore Priolo, c'era il direttore generale della via, c'era un bel po' di gente importante, l'assessore Parisi esattamente, che hanno parlato appunto dell'importanza di un impianto del genere, e ci sono ovviamente anche i giochi di basket, perché stasera si inizia appunto la parte sportiva con una esibizione tra la squadra maschile, la squadra femminile e quella in carrozzina, e quest'anno faranno Serie B femminile, sì. Serie B di basket in carrozzina e Serie C silver maschile. Serie C maschile. Alessandro, abbiamo il primo ospite. Abbiamo il primo ospite. Presentiamo subito così. Federico Cuius. Allora, aspetta un secondo. No, Robby, vai tu. Vado io. Tranquillo. Ah, Federico Cuius, classe 2002, playmaker, regione di Palagonia, con cui ha vinto un bel po' di campioni ICS e cose simili. L'anno scorso grande sorpresa in Serie C con il CUS, hai avuto tanti minuti, hai fatto una bella figura. Com'è andata? Allora, l'anno scorso è andata molto bene, speriamo anche quest'anno. Il gruppo è sempre più unito e anche se siamo tutti giovani, comunque puntiamo sempre al massimo, puntiamo sempre a vincere. Quest'anno la squadra è cambiata molto poco, ci sono pochi membri nuovi, però... quelli vecchi sono qui, sì, però daremo sempre il massimo, cerchiamo almeno di salvarci. Ok, si dice che quest'anno ci sia un buon nuovo acquisto, sicuramente un altro da scoprire. Dicono Roberto Sacca come nuovo acquisto per la prima squadra, che per la Serie C è fondamentale, un altro ragazzo che non conosciamo. Sì, Roberto Sacca è veramente fondamentale per noi, infatti sono contento di averlo in squadra e perché è anche la prima volta che giochiamo insieme, quindi faccio anche nuove esperienze in base a lui, che comunque ha molto più esperienza di me, e quindi non c'è sempre tempo per imparare, dai. E poi appunto abbiamo Andrea, un ragazzo di Napoli che si unirà alla squadra. Quest'anno gli dirai come playmaker con Vasta, immagino. Con Vasta, siamo i playmaker della squadra, ma comunque ce la mettiamo tutti. Cioè, per noi l'importante è vincere, noi ci proviamo, ci diamo sempre il massimo. Ok, per quanto riguarda il Palo Arcidiacono invece? È un bellissimo campo, io me lo ricordavo diverso, ma è nettamente migliorato, il parquet è veramente bello e non lo so, mi piace. Perfetto, grazie mille Federico. Alessandro, vado a recuperare Ivan Messina. Dobbiamo... Vado a prendere Ivan, va bene. Allora aspettiamo nel frattempo Robby prende Ivan. Bella la diretta. Eugenio, vuoi dire qualcosa tu? Un saluto. Vuoi salutare? Ciao ragazzi. Perfetto, mentre Robby torna. Ok, ci siamo? Vediamo la parola a Robby. Allora tu gli stacchetti li fai con me, va bene? Mentre lui va a prendere le persone. Stai qua. Vai Robby. Allora, Ivan. Aspetta. Avremo con noi adesso in questo momento immediatamente Ivan Messina, capitano della squadra di basket in carrozzina. Sì, salve, buonasera a tutti. Buonasera a te Ivan, come andava questo periodo post lockdown? Adesso pronti per ripartire? Noioso, sì, siamo contenti, cioè non vedevamo l'ora. Poi l'inaugurazione di questo campetto, che è dove noi siamo nati, no? Che noi abbiamo iniziato a giocare qui, abbiamo iniziato ad allenarci qui, quindi per noi è come tornare a casa, quindi è una gran bella cosa. L'anno scorso venno di esilio al Palagus, diciamo. Sì, anche quest'anno andremo al Palagus, però comunque essere qui oggi è comunque bello. Bello. Okay. Sarà anche un esperimento questa partita mista tra giocatori in campo e in panchina. Sì, ecco, bisognerà capire un pochettino le dinamiche, però va bene, cioè comunque lo scopo è quello di stare insieme, va bene. Quest'anno la squadra è uguale agli anni passati, quindi sempre si punta a un campionato tranquillo oppure c'è qualche novità? Allora, la squadra quest'anno conta degli elementi nuovi che poi si sono approcciati da poco al basket, e quindi per noi questa è una cosa fondamentale, perché per noi è l'impa vitale, no? Comunque contiamo su questo, su questi elementi, quindi abbiamo un campionato un po' particolare perché Reggio è salito in A, quindi faremo una trasferta in più, andremo in Molise, una squadra che non conosciamo, quindi comunque cerchiamo sempre di fare il nostro, di portarci qualche vittoria a casa. Sempre con coach Gabriele Piazza e coach Elia Bulla. Sempre, assolutamente, un po' è un connubio indispensabile, non potrebbe essere diversamente. Grazie mille, Ivan, in bocca al lupo. Alessandro, sì. Vuoi recuperare ragazzi? Recuperare... Sì. Eugenio.
qua, siamo pronti. Allora, la domanda migliore che ti posso fare è: che aria si respira al Palarcigliacono oggi? Secondo me è un'area positiva, nel senso siamo molto felici. Io qui parlo non da giocatore, ma parlo da dirigente CUS. Devo dire, siamo molto felici di aver inaugurato una struttura che può essere un punto di riferimento per tutti. Mi auguro che sia davvero così. Come tutti sapete, nel progetto Alfa CUS, diciamo, c'è anche coinvolta, anche se non all'interno del progetto, comunque giocheranno qui i ragazzi della Serie C dell'Alfa. Quindi mi auguro che questo sia un campo che possa di nuovo diventare un riferimento. Noi, insomma, io venivo qui quando c'era Pallacanestro Catania, esatto. Quindi ed era comunque molto bello, perché riuscivi a riempire davvero un palazzetto grande. Speriamo di poterlo riempire presto. Ci lasciamo con questo augurio, perché comunque per noi è importante avere, diciamo, tutti i posti liberi per noi sportivi. Il contatto è importante, spero che possa presto ritornare tutta alla normalità. Grazie mille. Un saluto, grazie. Ciao Eugenio. Robby, ritorno la parola a te. Sì. Ritorno io adesso con Giulia Spampinato e Giulia Privitea del CUS femminile. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ragazzi, intanto grazie di essere intervenuti anche voi. Come questa cerimonia? Vi sta piacendo questo palazzetto rinnovato? Sì, abbastanza. Già abbiamo fatto qualche allenamento, ci stiamo trovando abbastanza bene. E speriamo di poter incominciare definitivamente questo nuovo campionato. Anche perché abbiamo aspettato un anno per riavere questo palazzetto, dopo un anno di sacrificio al CUS, quindi è anche bello essere di nuovo qua dopo tanto tempo. Quindi questa è la vostra nuova casa, diciamo. Sì. Perfetto, quest'anno scuola rinnovata, c'è Chiarella, c'è qualche ragazza nuova? Sì, sì, speriamo bene di poter arrivare, diciamo, in cima alla classifica. Sì, stiamo aspettando ancora di sapere quali altre squadre parteciperanno al campionato, però sì, abbiamo una buona prospettiva per quest'anno. Sì, anche perché estremamente quest'anno ci sono soltanto 5 squadre tra Serie C e Serie B, quindi bisogna capire anche che tipo di girone verrà varato, aspettando indicazioni dalla federazione. Per quanto riguarda invece il gruppo, come lo vedrete quest'anno? Cioè, si unirà, sarà bello coeso, anche perché siete la squadra principale di Catania ormai. Sì, sì, anche l'anno scorso era un bel gruppo, ora con questi nuovi arrivi già comunque ci conoscevamo, speriamo bene. Sì, anche perché ora abbiamo l'Under 18 finalmente, quindi queste ragazzine nuove che comunque sono molto coese tra di loro già da prima, ma questo farà ancora più unione nel gruppo. Perfetto, anche perché è fondamentale avere un settore giovanile che sia all'altezza anche per il CUS. Ragazze, grazie mille, buon riscaldamento. Ciao. E buon cuore del campionato, ciao. Bene. Sì, probabilmente possiamo chiudere così. Vicini. Così. Vuoi intervistare qualcuno? No, ma non saprei, ci sono un bel po' di personaggi. C'era anche la presidentessa Correnti della federazione che era presente in tribuna, ma mi pare che sia andata via. Non la vedo più. Alla fine Buccia ci ha centrato comunque. Adesso ce l'abbiamo fatto centrare, c'è sempre nelle vostre dirette. Esattamente. Vabbè, possiamo salutare allora. Esatto, questa seconda puntata Lampo Stampo è andata. Grazie mille per averci seguito. Buona serata. Buonasera a tutti, ciao!